Molto contento che diciamo, l'obiettivo c'è, speriamo che il risultato sarà brillante, sono sicuri che Piacentina verranno in massa, è un inizio, spero di continuare su questi programmi, io ho promesso qualche anno fa che Piacenza può diventare il centro principale della pallavolo femminile e io sto lavorando con questo progetto, come dirige la mia azienda, dirigo questa squadra. Sono squadre prestigiose, la sua, ma anche Villa Cortese. Villa Cortese che l'ha a secondo posto per arrivare pure il primo, fatti il tifo e cose così. C'è la Urbin e c'è Shanghai, che è la squadra più scudettata e quest'anno è terminata a secondo posto. Sta lavorando anche già la squadra per l'anno prossimo? Sicuramente, però non vi dico il nome, ve lo dico, stiamo lavorando, abbiamo una rosa appena terminato questo torneo. In giro di 8-10 giorni siamo in grado di darvi la squadra completa. Sarà un modo per rendere omaggio anche alle ragazze che hanno fatto un grandissimo campionato? Ci mancherebbe altro. Il modo mio, l'ho detto anche prima, di ringraziare queste grandi giocatrici. Speriamo di non perdere nessuno, di rinforzare la squadra.